invito agli amici che sono qui e soprattutto al professor Rossus, a cui siamo particolarmente grati, che appunto ci dedichi questo tempo provenendo da Mosca, dove cura tra le tantissime cose che fa la grande filologa l'edizione del codice Norrof, l'unico manoscritto esistente di Giordano Bruno, per una riproduzione anastatica che sarà fatta dall'Istituto Italiano degli Studi Filosofici con il suo istituto di filosofia di Mosca. E siamo grati al professor Rossus per tantissimi motivi, ma noi facciamo questi incontri in maniera, diciamo così, direttamente mirata ai temi e tagliamo il più possibile sugli aspetti formali. Come pure sono molto grato al professor Rudolfsoff, il quale è da tanti anni a Napoli e però strettamente sempre in contatto con la madre patria russa e quindi ci può portare delle notizie di primissima mano sugli sviluppi della cultura in Russia. Mi fa piacere che ha accolto l'idea di trattare non solo la cultura di elite ma anche la cultura di massa, quindi la sua relazione spazierà sulla cultura in senso molto lato. C'è stata un'anticipazione della sua relazione sul denaro di sabato, che magari metterà a disposizione per gli amici nei prossimi giorni, perché noi sabato prossimo abbiamo un altro appuntamento dell'Osservatorio Internazionale sulla Cina con Giulia Cato e Maria Sibilo, che prenderanno in considerazione due aspetti diversi: la cultura tradizionale, il confucianesimo, i suoi riflessi attuali e l'economia cinese. Devo dire che mentre oggi mi scuso iniziamo con un quarto d'ora di ritardo, per motivi organizzativi sabato inizieremo alle 10:30 precise. Allora do la parola in ordine alfabetico prima al professor Rossus e poi seguirà il professor Rudolfsoff con prosieguo di dibattito, come sempre, ovviamente. Grazie. Grazie tanto al professor Gargano e alla solita ospitalità dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici. Io devo chiedere scusa che il mio italiano dovrà essere oggi forse particolarmente imperfetto. Durante l'ultimo mese io purtroppo ero in Germania e parlavo solo tedesco, così ho paura di alcune confusioni. Comunque devo parlare della ricerca e politica di ricerca in Russia. Credo che sia sottointeso Russia di oggi, perché altrimenti il tema sarebbe troppo esteso. E devo confessare che avevo cominciato a pensare su questo topico parecchi anni fa, quando ancora ero professore universitario e dirigevo il Dipartimento di Filologia Classica presso l'Università Lomonosov di Mosca. Così per la prima volta le tendenze pericolose nel campo di ricerca le ho notate da insegnante, che nella loro progettazione educativa, si può dire così. E anni fa ho fatto un grande articolo che anche ha avuto parecchie ripercussioni, era molto discusso in Russia, proprio su queste tendenze e sulle particolarità della loro manifestazione in Russia, perché le tendenze sono universali. C'è un famoso esempio diventato famoso dopo questo mio articolo, raccontato a me da un amico professore di Oxford, professore di filosofia antica. C'è un incontro
verso la fine del regno di Margaret Thatcher, incontro del presidente, della presidente del Consiglio dei Ministri con gli studenti e dottorandi di Oxford. E lei passava tra gruppi di giovani ricercatori domandandoli che cosa facevano. E, quando uno diceva che economia o studio di teorie finanziarie o anche fisica, tutti erano bravi. Una ragazza ha risposto che faccio archeologia classica e Thatcher famosamente ha risposto "Oh, that's a luxury", nel senso che questa sia una cosa che non si può permettere. E in questo io vedo testimonianza di una negazione del diritto di uomo per proseguire la via di ricerca libera, di conoscenza del conoscere astratto, che prima mai è stato assalito, perché prima mi sembra era valido un accordo tacito tra due parti, secondo il quale una parte tiene tutti i beni materiali, ma anche hanno le cure per mantenerli. L'altra parte rinuncia la maggior parte del benessere, tranne le cose essenziali per la vita, però ritiene il diritto a mantenere una vita aristotelica, vita contemplativa. Oggi questo accordo non si osserva più e, secondo la maggiorità, ognuno ha il dovere di essere scienziante, economista, ma mai filosofo e contemplatore di cose astratte. Questo è proprio la prospettiva nella quale si deve vedere la situazione moderna dappertutto, e in Russia ha anche colore particolare, questo couleur locale, che lo stesso sempre sta accadendo nelle università russe, ma all'accompagnamento di slogans di grande profondità e fondamentalità degli studi e di eccellenza del sistema educativo russo in paragone a altri sistemi. E questo naturalmente è solamente ridicolo oggi. Se è valido naturalmente per i campi tradizionalmente forti di ricerca come fisica teoretica, chimica, soprattutto forse matematica, dove risorse materiali non sono di tanta importanza, per l'intero campo di scienze umane è assolutamente assurdo. Una biblioteca di un'università provinciale europea o americana, un ricercatore russo sembra essere paradiso. Ogni disciplina nel campo degli studi umani,
di solito almeno una centinaia di riviste speciali. Non c'è una biblioteca in Russia, la biblioteca statale e la biblioteca nazionale inclusi, dove si può trovare una decima parte di queste riviste speciali. Così un ricercatore russo nella sfera delle scienze umane è costretto a essere ridotto alle teorie vecchie almeno 20 anni, senza trovare alcun via naturale e più o meno facile per accedere semplicemente allo stato moderno di ricerca. E non dico delle cose dove diciamo la concezione dell'avanzamento di ricerca può essere molto arbitrario, come filosofia o sociologia o tante altre discipline, però i campi come storia, come filologia, come linguistica, tutti sono colpiti da mancanza di risorse assolutamente primarie, come i libri e soprattutto le riviste. E nonostante questo c'è sempre la burocrazia universitaria regnante che mai cede a proclamare che proprio nostra facoltà, nostro istituto è il leader di ciò che si può trovare nell'intero mondo. Poi per estendere un po' l'argomento e passare alla ricerca non solo nelle scienze umane, ma ricerca in generale, e passare dall'università alla ricerca nel paese, in tutti i sistemi di organizzazione di vita scientifica. Possiamo vedere che la situazione adesso è quasi catastrofica già. Solo se parliamo del 2010, la emigrazione tra gli studiosi è stata valutata come 56.000 durante un solo anno, tra coloro e questo solo emigrazione negli Stati Uniti. Poi c'è anche Israele con 13.000, Australia con 12, Germania con 9, e così arriviamo a una centinaia, così più o meno 100.000 promettenti studiosi escono da Russia e vanno soprattutto negli Stati Uniti. Perché? Perché la situazione non favorisce la ricerca. Sicuramente la maggior parte non può essere attratta solo dai salari più alti di questi che esistono in Russia, ma ciò che è molto peggio è l'atmosfera generale che abbiamo, con la dominazione di burocrazia nella maggiorità delle istituzioni di ricerca, mancanza di libera discussione dei problemi scientifici, mancanza dell'infrastruttura di ricerca. Se è vero per le scienze umane, quando mancano le cose di base con aggiornate biblioteche di ricerca, si può solo immaginare quanto peggio è questo, diciamo, nella fisica nucleare, dove gli investimenti devono essere davvero grandi. Basta ricordare che uno strumento fisico che viene menzionato più spesso nelle notizie televisive, nei giornali, negli ultimi anni, è questo grande collider, un grande
collider europeo, però in Russia c'era la stessa cosa costruita prima ma mai compiuta. Comunque l'investimento è stato grandissimo, hanno fatto il sistema di tunnel sotterranei estesa di quasi 50 chilometri, tutto anche parzialmente tutta l'apparecchiatura è già stata installata. Questo nella città di fisico nucleare vicino a Mosca di Protvino, una parte dell'Accademia delle Scienze di Russia, e poi tutto è stato fermato negli anni 90 e mai riavviato di nuovo. Secondo le valutazioni dell'Istituto di Scienze Sociali dell'Accademia di Scienze Russe, se questa tendenza per immigrazione dei scienziati permane, già intorno a 2018 Russia sarà deprivata quasi interamente da questo strato sociale di pensatori creativi scientifici, e in questo caso si può dire addio alla storia di scienza russa, tanto promettente durante il Novecento, ma nello stato di morire di evanescenza oggi. Poi ci sono naturalmente vari progetti e il governo cerca di fare qualcosa, però anche qua si può parlare di successo con grandi riservazioni. È molto noto, è stato ha avuto grande pubblicità questo progetto di città di scienza che sta nascendo vicino a Mosca, e infatti ufficialmente si chiama Centro per lo sviluppo e commercializzazione di nuove tecnologie, e si intende che deve essere in certo modo simile alla Silicon Valley negli Stati Uniti. Però si tratta solo di tecnologie, e si tratta solo di tecnologie in un numero molto ristretto di campi di ricerca. Secondo gli istituti di fisica teoretica, di chimica teoretica, di biologia molecolare dell'Accademia delle Scienze, e questi sono gli istituti che hanno dato più il più gran numero di celebri scienziati in Russia, c'è poca speranza che potrebbe avviare l'intero processo di ricerca, di darlo un grande stimolo, se si tratta di appoggio dato a un campo, un numero così ristretto degli studi. Poi, anche come è organizzato tutto questo? Si tratta di un territorio racchiuso, riservato, per il quale si prevedono fino alle regole e leggi particolari. Questo vuol dire che l'intero sistema sarà artificiale e poi non sarà connesso all'infrastruttura di ricerca di Russia in generale. La cosa stranissima è che questo si fa
in distacco dall'Accademia delle Scienze di Russia. L'Accademia delle Scienze di Russia è proprio uno Stato dentro lo Stato, è una formazione di enorme vastità che consiste da tanti istituti di ricerca, e alcuni di questi istituti hanno veramente mezzi grandissimi alla loro disposizione, non solo centri di ricerca, di calcolo, ma anche le fabbriche, gli impianti e tante altre cose. È semplicemente incomprensibile come si può organizzare una nuova cosa non in connessione a questa infrastruttura alla quale non ci sono paralleli nel mondo, anche adesso, solo forse negli Stati Uniti. Invece di dare appoggio a ciò che è tradizionalmente forte nel campo della scienza in paese, si dà appoggio a una cosa che rimane poco comprensibile finora. Poi la locazione che è stata scelta per questa cittadina di scienze applicate è un pezzo di terra vicino a Mosca, dove il prezzo per terreno è particolarmente alto, è stato artificialmente aumentato da commercianti interessati nelle vendite di questo genere. È molto vicino alle cittadine dove abitano tutti i ricchi e i grandi burocrati dello Stato, dove il prezzo di un ettaro è enorme. E lo stesso è qua. Pensa che il prezzo già adesso di un ettaro di terra a queste cittadine di Skolkovo dovrà essere non meno di 2-3 milioni di dollari. Allo stesso tempo ci sono già centri di ricerca scientifica pronti, centri innovativi, anche questi vicini a Mosca o lontani da Mosca. C'è soprattutto la città accademica vicina a Novosibirsk in Siberia, che ospita il brano siberiano dell'Accademia delle Scienze di Russia, dove c'è tutta l'infrastruttura e gli istituti di ricerca in ogni campo immaginabile, anche per le scienze umane. E naturalmente il prezzo di terra è nulla, meno 10 o 20 volte meno di questo. A che fine si fa questo? Ovviamente per speculazioni finanziarie con la terra, questo non c'entra con i fini dichiarati di promuovere ricerca. Si deve ricordare che alla vera Silicon Valley in America il prezzo di terra è molto basso rispetto. Proprio questa è stata la ragione per questa agglomerazione delle ditte, fabbriche e istituti di ricerca lì, perché costava poco. Per criticare questo progetto
gli argomenti più spesso espressi sono che non c'è alcun rapporto con le scuole di ricerca già esistenti. Ho parlato di questo, ma è anche peggio, perché non c'è alcuna base, sia materiale sia intellettuale, per cominciare qualsiasi grande progetto. Poi, nello statuto di questa città, di questo centro di innovazioni e commercializzazione, neppure si fanno menzione delle parole scienza, ricerca scientifica, ricerca nel campo di costruzione, ingegnere. Il co-direttore del centro, del comitato per il centro, che non ha questo comitato alcun diritto, alcuna voce nel prendere delle decisioni, il fisico Nobel Jaurès Althoff ha comunicato che la legislazione che rispette la costituzione di questo centro non è stata mai discussa con i rappresentanti dell'Accademia delle Scienze. Poi l'intera configurazione, come si fa tutto, perché nel centro sta una business school e poi attorno, accanto a questa business school ci sono le ditte private di ricerca nei campi di nanotecnologie, di tecnologie informatiche e le cose del genere. Così l'intera configurazione non ha nessun parallelo proprio nella storia di ricerca internazionale. È inimmaginabile come si può arrivare a qualche risultato notevole. Questi accademici, soprattutto Althoff, hanno cercato di introdurre un corollario nella legislazione, che ogni progetto finanziato in questa città deve essere approvato dal comitato scientifico, non l'apparato del Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè di Putin, non ha permesso di introdurre questa correzione. Finalmente si deve ricordare che ci sono degli esempi poco ispiranti con simili progetti. C'era in Malaysia una città di futuro, Cyberjaya, cyber per cibernetica, vicino a Kuala Lumpur. 10 anni dopo la fondazione non ha portato a nessun risultato cospicuo. In India, a Bangalore, equivalente di Silicon Valley, come progettato, non c'è alcun risultato, nonostante almeno una terza parte di tutte le posizioni nella ricerca di tecnologie informative negli Stati Uniti siano occupate da studiosi indiani. Poi anche in Kazakhstan hanno creato un centro, un IT City, Information Technology City,
e hanno speso più o meno 100 milioni di dollari senza alcun risultato tranne arricchire alcuni dei partecipanti, ma si tratta qua di 100 milioni di dollari. Invece solo in 2010 l'investimento da parte dello Stato russo nel progetto di città di scienze di scopo è stata almeno 4 miliardi di dollari. Così purtroppo le prospettive non sono molto entusiasmanti, secondo me. Questo posso dire per la politica di ricerca in Russia di oggi, dei tempi quando era molto meglio. Come sappiamo, abbiamo fatto con il professor Kaltenbacher un piccolo libricino su questo, così grazie e sarò pronto a discutere. Il brevido da questo quadro abbastanza catastrofico, per dire la verità. Parlerò un po' della cultura. Qui si può trovare anche aspetti altrettanto catastrofici. Non direi che il quadro generale è molto più roseo. Io ho preparato un testo che poi, per una felice coincidenza, non so, comunque è stato pubblicato, perciò io in breve magari riassumo quello che è stato scritto, pubblicato sul giornale, che poi magari il professor Gargano vi dà in fotocopia nel successivo momento. Io parlavo all'inizio del panorama culturale della Russia rispetto a quello che succedeva nella cultura russa sovietica allora di 20, 25, 30 anni fa, per far capire un po' soprattutto ai stranieri veramente che il cambiamento è comunque, non lo so se catastrofico o no, ma comunque grandioso e completamente diverso da quello che sta succedendo e che vediamo in cultura russa oggi. Non ci sono questi aspetti di cui parlava il professor Rosso, di per esempio massicce emigrazione da parte di cultori, diciamo così, della cultura, se si può così dire, perché non ha il mercato di sbocco, insomma, non c'è dove possono queste persone che possono andare, ma anche qua ci sono comunque le fatti negativi per un altro aspetto, insomma, comunque parliamo di un quadro molto, molto particolare, molto specifico. A chi non segue quotidianamente le vicende russe risulta abbastanza difficile comprendere e interpretare soprattutto quello che sta accadendo nel mondo della cultura. Vediamo come, visto che sono comunque la maggior parte del tempo passo in Italia, vivo qua, potrei dire che cosa noi vediamo qui, come italiani vedono le cose russe, dove praticamente che cosa possiamo dire? Che non ci sono, come possiamo comprendere quello che succederà se viviamo in Italia, in Europa, in Italia, insomma, tantomeno forse negli Stati Uniti. Film russi non arrivano in Italia, a parte qualche film del Festival di Venezia, ultimamente addirittura ha vinto un premio, un film di Zviagin, il regista russo.
non vengono nei più tornei cantanti rock, per esempio, insomma, che grande parte della cultura russa, la musica leggera, la musica in generale, ma la musica leggera in particolare, non vengono i trucchi teatrali nei tornei, se non quelli di balletto. Cioè praticamente si fa poco per far conoscere quello che sta succedendo in Russia. Io chiederei ai presenti, insomma, se sapete che quest'anno è l'anno della cultura, l'anno della Russia in Italia e insomma, reciproca, l'anno della... Penso che parecchie persone non sapranno. Invece vorrei dire che è successo l'anno scorso, tutto l'anno scorso in Francia, quest'anno che era l'anno della cultura russa, della Russia in generale, non solo della cultura, scienze, non so, di tutto, in Francia ha suscitato per tutto enorme interesse, perché poi sono stati grandiose, veramente grandiose, grandi mostre, per esempio, festival, tournée dei spettacoli, dei film, tutto. Purtroppo in Italia l'anno di questo scampo, annunciato già quasi due o tre quarti anni fa da Medvedev, non ha suscitato niente, insomma, non ha suscitato. Non lo so se sarà qualcosa in seguito, insomma, nel futuro di quest'anno, magari qualcosa si riprenderà, qualcosa si scriverà, i giornali non scrivono, la televisione non parla, di Russia si parla solo che sta succedendo con il gas, con il gas, petrolio, l'atto terroristico, purtroppo, che succedono abbastanza periodicamente in Russia, del terrorismo, delle cose di politica, di Putin, di Berlusconi, ma comunque non di della vita, almeno quello che seguo io, praticamente non possiamo dire che in Italia è ben informata quello che sta succedendo in Russia in altri campi. Insomma. C'è un'opinione comune di presenza di un regime, di un quasi ritorno alla ideologia sovietica, insomma. E questo non è vero, in realtà è completamente diversa la situazione da quella che si può immaginare, leggendo, vedendo quello che si fa vedere o leggere in Italia. Visto che io comunque ho contatto con gli studenti, posso dire che chiedendo a qualche normale, insomma, medio studente universitario italiano, se conosce qualche scrittore russo contemporaneo, non credo che avremo, insomma, questa risposta a una domanda affermativa, perché è conosciuto poco, insomma. E parliamo del paese di Tolstoi, di Dostoevskij, di Chekhov, insomma, di Pasternak. Ma di letteratura contemporanea si fa proprio poco. Anche se io ho guardato già quanto sono su internet, ho fatto una ricerca tra le case editrici. Si esce comunque, i libri escono, i libri che si pubblicano, c'è i libri di Ulitska, per esempio, questa è l'unica, secondo me, ultimamente scrittrice che ha avuto abbastanza successo in Italia. C'è traduzione di libri di Pilier e alcuni altri, ma praticamente niente più. Ripeto che non hanno avuto, come si dice in Italia, non è successo niente, nel senso non c'è nessun riscontro, non è il caso letterario, per esempio, uscito di qualche libro russo contemporaneo, parlo di letteratura contemporanea, naturalmente.
io dovevo parlare della politica, la politica culturale e la politica nella cultura russa. Come interagisce, mi chiedo, il mondo della cultura russa con la politica, con il potere? Alcuni osservatori, sia russi che stranieri, vedono nella politica russa attuale una tendenza al ritorno ai tempi di Junta russa. No, sarebbe molto grave, ma per fortuna non è così, sarebbe molto grave se fosse veramente così. Nonostante le apparenze, sempre migliore concentrazione del potere nelle mani di un gruppo ristretto, di un partito, la Russia Unita, e del suo leader, Putin, infatti, la differenza dall'URSS esiste, c'è il Parlamento, c'è l'opposizione, anche se debole. Che cosa si può dire della cultura in questa, da questo punto di vista, da punto di vista di opposizione, se vogliamo, perché comunque la cultura in maggior parte e soprattutto in Russia tradizionalmente così era sempre in opposizione, almeno quella vera, cultura vera. Certe geste della politica naturalmente suscitano grande protesta nel mondo della cultura di oggi. Sarebbe troppo lunga elencare le persone, per esempio del mondo letterario, dei letterati, artisti, che hanno praticamente protestato contro la condanna, nuova condanna di Khodorkovsky, perché questa non è una condanna giudiziaria, non è un gesto politico, apertamente politico. No, comunque non c'è, come possiamo immaginare, così potevamo immaginare, non c'è una risposta a queste proteste, a questa opposizione da parte politica. Non si può paragonare in nessun modo a quello che succedeva nella Russia sovietica, nell'Unione Sovietica, negli anni da 20, 40 e fino alla caduta di questa regime. Ricordiamo di Pasternak, di Solzhenitsyn, insomma questi, diciamo così, casi abbastanza recenti della storia sovietica, di Brodsky, le persone che erano costrette ad emigrare e così via. E d'altra parte bisogna anche ricordare, non credo che soprattutto le giovani generazioni possono immaginare che il potere, che l'ideologia, che il partito ex partito comunista PUKUS, episodi si può ricordare di una vera degenerazione verso il mondo letterario, come per esempio il desiderio di Viktor Brezhnev di farsi scrivere dai giornalisti, scrittori di corte, le sue memorie romanzate in tre volumi e assegnare a se stesso il premio Lenin per la letteratura. Cioè, insomma, essere uno scrittore, avere questo statuto, insomma, era molto ambito nel regime di quell'epoca. Tra i rari incontri invece di oggi tra i leader della Russia e con esponenti della letteratura si ricorda praticamente poche cose. Una visita di cortesia di Putin qualche anno fa, ancora era in vita, Putin era il presidente e Solzhenitsyn era ancora in vita. La sua visita, che soprattutto aveva insomma, il carattere politico, ma era anche una espressione di rispetto nei confronti del grande vecchio, che meritava di essere ascoltato all'epoca, perché non solo era un grande della letteratura, ma rappresentava la coscienza morale
della nazione, persino della nuova Russia, che di morale se ne fischia in realtà. Comunque questa figura è rimasta un po' inascoltata, un po' a disparte, insomma, un po' nell'ombra. Quella che diceva è rimasta come le parole di un classico che si può ascoltare, ma non è da seguire, insomma, la lettera. Vabbè, che cosa, cioè non c'è questa attenzione, vuol dire, che verso la letteratura, non c'è, non vede, secondo me, il potere, il regime, se vogliamo chiamarlo così, insomma, comunque non ha attenzione perché non ha paura, e non vede i profitti, insomma, da questo contatto con il mondo letterario. Questo non è uno scolco di cui abbiamo sentito parlare adesso, che è un grande progetto soprattutto di finanziario, soprattutto di profitti, insomma, di chi partecipa in questi progetti, ma della cultura, letteratura, non c'è minimo speranza di approfittare dal potere. Ci sono naturalmente scrittori, ci sono i libri, ci sono registi che girano i film. La differenza qui è notevole, perché per fare un film oggi ci vogliono tanti soldi, e soprattutto in queste manie di grandezza di certi registi, per esempio come Nikita Mikhalkov, che fa dei film che costano molti decine di milioni di dollari. In questo momento, cioè, naturalmente, interagire tra lo Stato, che deve comunque in qualche modo produrre qualcosa, esiste questa grande fabbrica, grande studio, in Russia ancora esistono, e non ci sono altre possibilità che la sponsorizzazione, diciamo così, da parte di certi produttori, ma soprattutto da parte dello Stato. Lo Stato, in qualità di Ministero della Cultura, ancora elargisce qualcosa per i film, ma non c'è un chiaro ritorno, diciamo così, da questo punto di vista, per né per le casse dello Stato né per chi vuole arricchirsi in questo modo. Ci sono, tanto meno per quanto riguarda la letteratura. La letteratura è il fatto privato praticamente delle case editrici, che sono tutte ormai di proprietà privata. Lo stesso Putin, devo dire, ogni tanto li sveglia, insomma, questa tentazione di incontrare, forse per avere qualche appoggio, qualche letterato, insomma, ha fatto incontro con un gruppo di scrittori, e si è lamentato come poco leggono i russi d'oggi. Lui ha fatto anche le cifre che io qui ho scaricato dall'internet. Ha detto che nel 2008 i dati che lui ha raccolto parlano di 40% delle persone che non hanno letto nell'arco dell'anno neanche un libro, tantomeno si legge tra i giovani. Qui le cifre ancora più catastrofiche, direi io, nonostante che sono comunque, escono dei libri, il numero dei libri pubblicati nettamente superiore a quelli dell'epoca sovietica, cioè 123.000 libri usciti durante l'anno, sempre del 2008, quindi ultimi dati, rispetto a 80.000 pubblicati in un anno nell'epoca dell'URSS, insomma, ultimi anni, così. Vabbè, qui più o meno, insomma, quello che si può dire
per cultura, mondo della cultura e mondo della politica che si incontrano o non si incontrano, comunque esiste naturalmente, ci sono vari aspetti di questo rapporto tra lo Stato e il mondo della cultura, perché se prendere in modo largo, no, veramente dobbiamo parlare anche dei musei, per esempio, no? dell'architettura, insomma arte in generale, le mostre, le gallerie, insomma a questo punto dire che il Ministero della Cultura russa ha qualche merito, per esempio più di quello che ha il governo verso la ricerca scientifica, non si può. Dove c'è il profitto, naturalmente c'è anche molto interesse da parte dello Stato verso la cultura che loro capiscono, insomma, in modo molto specifico. Ultimamente molto si parla a quello che sta succedendo nella ristrutturazione del restauro cosiddetto, nel cambiamento dell'immagine proprio delle grandi città russe, soprattutto Mosca e San Pietroburgo. Qui vediamo disastro a cui si può trovare pochi paragoni nel mondo. Si sta distruggendo l'antico patrimonio, per esempio, delle antiche città, grandi città russe, che perdono, se si parliamo di San Pietroburgo, addirittura stiamo alla minaccia di togliere a questa città statuto di città dell'UNESCO, insomma, città, come si chiama in questo momento, insomma, dal patrimonio umanista, sì, insomma, il movimento sul termine, patrimonio dell'umanità, per un grande progetto che è Gazprom, questa grande istituzione, grande business statale, che vuole costruire un grande grattacielo più alto in Europa, mi pare, abbastanza vicino al centro di San Pietroburgo. A questo punto veramente si distrugge l'immagine, insomma, il profilo della città, insomma, di Pietro, e qui c'è questa opinione pubblica della città, ma di tutto il paese, naturalmente ha fatto delle proteste abbastanza forti, insomma. E mi pare che il progetto per ora è stato allontanato, insomma, per un po' di tempo non se ne parla a costruire, ma a Mosca sta succedendo veramente la distruzione di massa della vecchia città, di finto restauro delle case dell'8, l'inizio del 900 per fare spazio, perché qui i prezzi di cui parlava il professore, immaginate il prezzo di metro quadro al centro di Mosca adesso, è paragonabile a Tokyo o a New York, a Manhattan, e qui che sta succedendo naturalmente non ha paragone, ripeto. Che cosa possiamo dire comunque, di nuovo tornando alla cultura? La cultura comunque, nonostante tutto ciò che ha detto e che abbiamo detto, è comunque variopinta, insomma, fioriscono 100 fiori, come si diceva in Cina prima della rivoluzione culturale. Si fa
mi arriva in mente, insomma, mi sono stato addirittura, mi sono dedicato alla ricerca su internet per capire proprio in questo paragone che volevo fare con l'ex Unione Sovietica. Esiste interesse verso la cultura, il mondo della cultura da parte della, in particolare verso la letteratura da parte del comitato centrale del nuovo partito, cosa esiste il nuovo partito, partito del potere che si chiama la Russia Unita, che praticamente domina il Parlamento russo, insomma, senza praticamente quasi mancanze di opposizione, ma non ho trovato il Dipartimento della Cultura come era nel vecchio CUS. Non c'è. C'è una direzione di propaganda, ma non c'è niente che riguarda la cultura. Le cose, c'è addirittura il dipartimento che si occupa di Olimpiadi invernali di futuri associ, ma non c'è niente che riguarda la cultura. Ma la domanda che possiamo fare comunque è se c'è qualche controllo. Se c'è, c'è la censura, insomma, da parte del potere, che chi si occupa di cultura, se non ci sono appunto questi organi di, preposti alla cultura, alla censura, insomma, al controllo. Esistono i rapporti tra il mondo della cultura nel senso stretto finanziario, naturalmente in grandi musei, per esempio io ho avuto a che fare ultimamente con progetti di Hermitage, grande museo, più grande museo, tra i più grandi musei del mondo, che 10 anni fa si lamentava molto di mancanza di fondi, come tutti, insomma, sappiamo i tempi per la cultura in nessun paese sono, soprattutto sappiamo come in Italia sta succedendo, insomma. Comunque loro, a differenza di altri paesi, forse anche dell'Italia, si sono trovati ad agire, insomma, comunque hanno trovato un modo per guadagnare, insomma. A questo punto possiamo dire che sono delle mostre, grandi mostre che fanno in Occidente, portano parecchi soldi alle casse lì, fanno comunque lavorare in più tranquillità. La stessa cosa naturalmente sta succedendo con il cinema, se, ripeto, il cinema trova possibilità di finanziarsi da fonti diverse che dallo Stato. Poi, tornando alla letteratura che io chiamo letteratura che è, insomma, margine, insomma, letteratura che si trova veramente al margine della vita, diciamo, della vita, insomma, magistrale del paese. Abbiamo già detto quante sono le cifre abbastanza tragiche della lettura, della diffusione del libro. Il quadro, se andate in grandi città, per esempio a Mosca o a San Pietroburgo, non vi sembrerà così tragico, perché basta visitare qualche grande libreria, per esempio, nel centro di Mosca. Vedete quelle che non vi dico mai in Italia, insomma, magari solo il giorno di domenica, insomma, non so, sabato pomeriggio a Feltrinelli, ma in realtà è la folla costante che è, insomma, presente nella grande libreria di Mosca. Ho visto dove vanno, dove guardano i libri, dove comprano i libri, visitatori, insomma, compratori di queste librerie.
Purtroppo poca gente sta nel riparto di narrativa o di poesia, e molto sui riparti dei libri di storia, libri di carattere specifico, di specialistica, per esempio. Grande letteratura hanno libri che parlano, insomma, di storia, per esempio. Ci sono libri su informatica, insomma, si vendono, insomma, ma se parlare della narrativa, della letteratura d'arte, comunque la differenza tra la letteratura dei libri di oggi, 5.000, 10.000 copie di letteratura per un libro di uno scrittore, parlo di uno scrittore, per esempio, non so, prendiamo Petrushevska, la scrittrice molto famosa, insomma, in Russia, è normale per lei avere un libro di 5-10.000 copie di letteratura. Un po' meglio fa per scrittori di voga, scrittori che hanno successo, scrittori più furbi di altri, direi io, per esempio Viktor Pelevin, che hanno i libri dei quali hanno la letteratura fino a 150, ultimo libro, per esempio, che ho avuto poco fa, avevo la letteratura di 150.000 copie. Questo è il paragone con epoca sovietica, è proprio niente, perché allora libri di 100.000 letterature uscivano normalmente a tutti gli scrittori, vabbè, ma scrittori erano tutti naturalmente quelli membri dell'Unione degli Scrittori, cioè scrittori ufficiali. Adesso due parole su esistono, che possiamo dire comunque come sopravvivono, per esempio esistono e sopravvivono, è abbastanza sorprendente il fatto che sopravvivono, per esempio, i giornali letterari, che insomma in Italia nascono ma subito muoiono, insomma, nell'arco di pochi anni, invece lì sopravvivono a lungo, insomma, decenni, insomma, ma e qui trovano i vari escamotage, sia scrittori che, insomma, letterati in generale. Si può parlare per esempio, nel caso di un oligarca, una persona che, insomma, si porta alcuni sondaggi di Forbes, giornale, che sta monitorando, insomma, tutte le ricchezze di tutte le persone che vivono in vari paesi, il secondo patrimonio suo che ammonta a 13 miliardi di dollari, un certo Mikhail Prokhorov, e lui è famoso come Abramovich, che è il proprietario di Chelsea in Inghilterra, invece lui è diventato proprietario di una squadra americana di pallacanestro, di NBA, New Jersey, insomma, questa è la sua squadra, ma nonostante questo interesse per investire negli Stati Uniti, lui è anche, rispetto ad Abramovich, per esempio, a differenza di Abramovich, lui è anche lui è presidente di un'associazione di federazione sportiva, di biathlon, per esempio, e c'ha un fondo umanitario, diciamo così, un fondo che sponsorizza sia la casa editrice, per esempio, molto importante, molto di elite, direi io, molto, molto famoso e molto importante, di alto livello culturale, NLO, insomma, rivista letteraria, nuova rivista letteraria. Lui sponsorizza, dà i soldi per questa iniziativa. La
Il premio letterario, per esempio, il fondo che lui gestisce, insomma, per da soldi, insomma, per questa iniziativa, io volevo parlare di un ultimo premio letterario che ha avuto il scrittore Vladimir Sorokin. Il premio letterario curiosamente si chiama NOS, Nuova Slavesnost, cioè nuova letteratura, insomma, questo NOS che è anche il titolo del il naso, insomma, comunque alcuni chiamano, invertendo, chiamano sogno, cioè il sogno di, perché insomma avere 100 milioni di 100.000, scusate, di rubli come premio, insomma, adesso per un letterato, insomma, per uno scrittore è abbastanza difficile. E per quanto riguarda invece le culture di massa, che è stato annunciato, ma mi pare che insomma un po' trascurato da me in questo momento, che cosa è la cultura di massa oggi in Russia? Non parliamo naturalmente della cultura di massa nella sua espressione più evidente, diciamo così, per esempio, insomma, accennavo la musica rock, per esempio, questa più massa di così, insomma, non si può. Esiste anche la cultura, la cultura letteraria di massa, per esempio, esistono a parte le persone di cui si può parlare come vera, insomma, rappresentante della vera letteratura. Naturalmente ci sono una marea di libri che escono in Russia, sia gialli, sia la letteratura rosa per le donne, Harmony, insomma, quella di specie di Harmony russa. La cultura di quest'ambito, insomma, in questo settore, e soprattutto la cultura che, insomma, quando vedi, per esempio, l'edicola dei giornali russi, ma qualsiasi edicola, è piena di giornali pattinate, cosiddette glamour. Quello che possiamo chiamare qui glamour, insomma, quello che si può chiamare gossip, giornali di gossip, giornali pattinati, che abbiamo anche in Italia, ma in Russia è un fenomeno veramente di massa. A questo punto ci sono serie preoccupazioni, perché questi diffondono non una cultura, ma un surrogato della cultura, una subcultura, ma soprattutto il gossip è tremendo nel paese dove gossip di questo tipo, insomma, perché parla della vita di persone molto ricche, insomma, high society della Russia, di oligarchi, delle loro famiglie, delle modelle, delle dive, della televisione, e questa naturalmente per il pubblico che vive in condizioni economiche molto ristrette, insomma, questa crea, secondo me, varie direzioni del pensiero, del modo di vivere, di interesse e di scopi, insomma, nella vita. Ci sono sì, mi ricordo, per quanto riguarda questa cultura, diciamo così, finta, pattinata, soprattutto mi ricordo anni che subito successive al default, il famoso crollo veramente serio, crollo finanziario in Russia, che non è legato a quella crisi mondiale di oggi, ma nel 1998 è successo veramente un grande crisi, un crack, diciamo così, delle finanze,
dei prezzi, di tutto, insomma, comunque è peggiorato tantissimo la vita di persone semplici. A questo punto, nonostante ciò, i giornali di questa Vipo continuavano a imperterriti